In posizione dominante sull'altopiano delle Cinque Miglia, nel comprensorio dell'Alto Sangro, il meraviglioso borgo di Pesco Costanzo sorge al centro di un sistema di altipiani carsici, conosciuto come la regione degli altopiani maggiori d'Abruzzo. Siamo nella parte sud della provincia dell'Aquila e siamo in quelli che sono gli altipiani maggiori per altitudine, massicci rocciosi della Remogna e della Maiella. È uno dei borghi più belli d'Italia. È facile trovare opere d'arte, è molto difficile trovarlo in un paese di 1000 anime e situati a 1400 metri di altitudine. Ed è soprattutto difficile trovare un borgo in cui tutte queste bellezze sono collocate armonicamente. Borgo dalle origini antichissime e luogo di intensa civiltà, Pesco Costanzo visse una temperie culturale incredibile che lo ha reso una delle mete turistiche più ricercate. Non solo meraviglie paesaggistiche, ma arte, storia, architettura e artigianato arricchiscono il territorio e fanno di Pesco Costanzo il gioiello dell'Appennino. Pesco Costanzo è un centro che può documentare le proprie origini dal X secolo, quindi andiamo anche prima del 1000. Eravamo presenti in una formella della porta di bronzo dell'abbazia di Monte Cassino per circa 500 anni, che l'abate Desiderio fece realizzare già nel 1116, ma indubbiamente le sue origini vanno ancora prima. L'Alto Medioevo vide un'intensa e fervida attività dei monaci benedettini per la messa a coltura e il popolamento del territorio. Ciò determinerà il trasferimento in quest'area di nuclei di popolazioni delle valli vicine. Successivamente, l'azione dei signori laici darà origine all'incastellamento del primo nucleo cittadino, il quale si insedierà sul Peschio, masso roccioso ai margini di Piazza Municipio. Qui troviamo l'antica pieve di Sant'Antonio Abate, di origine duecentesca. La Basilica di Santa Maria del Colle, l'antica collegiata, è una delle chiese più suggestive e interessanti d'Abruzzo. La scenografica scalinata introduce il meraviglioso portale in stile tardo-romanico, mentre l'invaso spaziale può definirsi romanico rinascimentale a pilastri ed archi in pietra. La chiesa è uno scrigno di opere d'arte all'interno. Soffitti lignea, cassettoni dorati a zecchino, la navata principale ospita quello progettato e diretto dall'architetto Carlo Sabatini di San Benditto. Si pensa che anche i due laterali siano stati disegnati dallo stesso architetto. Quadri di grande livello, abbiamo un quadro caravaggesco, Tanzio da Varallo, la Madonna di Costantinopoli sull'altare di Santa Caterina. L'opera d'arte più celebre della Basilica è sicuramente la monumentale cancellata che chiude la cappella del Santissimo Sacramento. Questo fantastico cancello in ferro battuto, un'opera realizzata tra il 1697 e 1705 da questo fantastico fabbro pescolano, Sante di Rocco, ha uno sviluppo nella parte alta del cancello, figure in parte demoniache, draghi, leoni che mangiano bimbi, una lotta tra bene e male. La cinquecentesca chiesa di Santa Maria del Suffragio dei Morti affaccia sulla medesima scalinata d'accesso della collegiata. Il prospetto, tripartito da lesene piatte in pietra, presenta al centro un'ampia finestra rettangolare posta sopra il portale seicentesco con timpano triangolare, sorretto da colonne corinzie. Alla facciata lineare si contrappone l'interno, barocco e ricco, stucchi dorati, pulpiti e confessionali intagliati, cornici decorate e capitelli in oro adornano lo spazio.
Il soffitto ligneo a cassettoni interamente decorato accoglie preziose tele che illustrano le opere della Misericordia, il Purgatorio, il Trionfo della Morte e i confratelli in processione. Autentico gioiello barocco è la chiesa di Gesù e Maria, un meraviglioso complesso architettonico che comprende il campanile e il cenobio con il chiostro quadriportico. Chiesa di Gesù e Maria, voluta dalla comunità pescolana, terminata oltre il 1655, opere notevoli, una pala importantissima di Massimo Stanzione, l'Immacolata Concezione, due pale di Giambattista Gamba, dei paliotti fantastici, uno su tutto quelli di Sant'Antonio di Padova, di un grande artista locale. Il pregevole altare maggiore è opera di Cosimo Fanzago, architetto e scultore bergamasco, e di Pietro Barberio, che ne curò l'esecuzione. Torniamo nel centro storico, caratterizzato da un patrimonio davvero incredibile dal punto di vista architettonico, palazzi 500-600, settecenteschi, botteghe, questa pavimentazione bellissima bicolore in pietra vulcanica e bianca, case palazziate, non ancora palazzo. Il suggestivo centro storico accoglie dolcemente il viandante, che potrà godere dell'armonia architettonica e di quella melodia immaginata che accompagna i passi verso scorci senza tempo, per poi ritrovarsi in piazza Municipio, dove insiste il meraviglioso Palazzo Fanzago. Palazzo Fanzago, convento delle monache di Santa Scolastica, erano monache di clausura, per cui il palazzo sulla facciata principale che affaccia sulla piazza non poteva contenere finestre. Si inventa questo motivo barocco, sei grandi nicchioni in pietra scura con conchiglie all'interno e quindi una facciata fantastica, monumentale, uno degli edifici tra i più belli. Palazzo Fanzago ospita i locali del Museo dell'Artigianato Artistico e della Scuola di Tombolo, lavorazione sartoriale di fino molto diffusa in Abruzzo e di particolare interesse storico-culturale. Nel 1700 le richieste di Firenze, le nuove mode fiorentine, hanno portato Pescara Costanzo ai posti più alti nella realizzazione di questo merletto. Ma naturalmente i tempi cambiano, anche il merletto, come tante altre cose, ha avuto le sue problematiche. E l'amministrazione negli anni 90, l'amministrazione di allora, pensò bene di mantenere questa nobile arte e tramandarla sia istituendo delle scuole, sia istituendo questo museo del merletto a tombolo. All'interno di due grandi sale si possono ammirare antichi merletti provenienti da collezioni private e da corredi ecclesiastici, lavorazioni moderne, manufatti e fuselli. Una preziosa collezione che incanta il visitatore e lo esorta a uno sguardo attento. Francesca sta lavorando un punto che fa parte della famosa sceda, in italiano scheda. È il percorso didattico che si fa a Scuola di Tombolo. Ogni aspirante trinaia deve fare questo percorso perché fa parte dei punti base. E questo percorso inizia con un punto semplice, con due coppie di fuselli. Si inizia con questa specie di catenella che noi in dialetto chiamiamo flettola. Ogni punto ha un nome dialettale, ogni step ha difficoltà diverse, quindi mano a mano che si va avanti aumenta il numero dei fuselli e chiaramente aumenta la difficoltà. Si fa a mano libera, quindi copiando scede antiche, scede fatte precedentemente. Pesco Costanzo vanta anche l'arte del ferro battuto, le cui origini antichissime si perdono nella notte dei tempi. Ma è dal Medioevo che quest'arte ricevette un decisivo apporto grazie all'arrivo dei mastri lombardi, scalpellini, intagliatori, fabbri, che affluirono in Abruzzo a partire dalla metà del 400 e si insediarono numerosi a Pesco Costanzo, facendone il centro di artigianato artistico di più alto livello nella regione. Un'altra preziosa peculiarità di questo incredibile borgo
e l'artigianato orafo della filigrana, un genere di lavorazione dell'oro e dell'argento basata sull'intreccio e sulla saldatura di sottili fili di metallo ritorto o lamine per la formazione di arabeschi e disegni che richiamano la tradizione. Luogo dalle atmosfere evocative è il Bosco di Sant'Antonio, da sempre sinonimo di paesaggi fiabeschi. Punto di partenza in estate per escursioni e passeggiate a cavallo, in inverno è luogo ideale per la pratica dello sci di fondo e itinerari escursionistici. Questa riserva naturale guidata, una stupenda faggeta millenaria, una delle più belle e più antiche d'Abruzzo, è la prima riserva regionale guidata istituita con legge della Regione Abruzzo nel 1985. Abbraccia un'area che si estende su 550 ettari ed è posizionata tra le due catene montuose di Monte Rotella e Monte Pizzalto, che sono, come dire, due contrafforti quasi della catena della Maiella e del Monte Amaro. Sul valico cosiddetto delle Pentinelle, cioè il passaggio tra la regione degli altipiani maggiori d'Abruzzo e l'accesso invece attraverso il territorio di Canzano verso la Valle Perigna. Al margine meridionale del bosco è situato l'eremo di Sant'Antonio da Padova, oggetto di forte devozione e meta di numerosi pellegrini. L'antica costruzione, con un campanile a vela, presenta al suo interno un semplice altare sormontato dal quadro di Sant'Antonio da Padova. Attestato per la prima volta in un documento di Papa Lucio III del 1183, è l'eremo di San Michele, uno straordinario esempio di luogo cultuale ricavato all'interno di una grotta suggestiva. San Michele Arcangelo è un'antica chiesa rupestre databile almeno intorno all'XI-XII secolo, quindi alto medioevo. Alto medioevo che comprende quella fascia di anni che va dalla caduta dell'impero romano d'Occidente fino all'anno 1000. È un'antica chiesa rupestre che sicuramente ha ereditato funzioni di un precedente luogo di culto per una divinità pagana, sicuramente Ercole Curino, una divinità protettore delle greggi del mondo pastorale, molto seguita, molto venerata nell'area della Valle Perigna e quindi anche qui su. Quest'eremo è l'unico che si affaccia sulla regione degli altipiani maggiori d'Abruzzo, non ce n'è un altro come questo. È proprio nel cuore degli altipiani maggiori d'Abruzzo che il Monte Calvario, con i suoi 7 chilometri di piste del comprensorio di sci alpino, entusiasma e attira gli appassionati di sci. Sport, relax e benessere in uno degli scenari naturalistici più belli d'Abruzzo. Ci troviamo qui a Valle Fura, è la montagna di Pesco Costanzo. E qui abbiamo due seggiovie, una seggiovia quadriposto e una seggiovia biposto e due tapirulani. Abbiamo due scuole sci qualificate, sia per lo sci che per lo snowboard, e qui si possono fare i primi passi sulla neve ed essere in completa sicurezza e tranquillità. Pesco Costanzo interpreta egregiamente l'antico ruolo di meta di turismo, arte e cultura, di soggiorno invernale ed estivo. Molte sono le attività sportive, ricreative, sociali e di aggregazione che è possibile svolgere nella bella stagione. Centro sportivo composto da diverse strutture, a cominciare dal campo di calcio,
Abbiamo diversi campi da tennis. Un campo da tennis in terra rossa, ben mantenuto durante tutti gli anni. Ogni anno il manto viene praticamente rifatto. Una struttura polivalente dove si possono fare diverse attività, dal calcetto ovviamente, ma anche volley e tennis. E poi abbiamo due campi in erba sintetica, sempre per quanto riguarda il settore tennis. Quest'anno c'è una novità, abbiamo un campo da padel. La strabiliante varietà dell'offerta turistica rende Pesco Costanzo una meta dal forte potere attrattivo, in grado di regalare al visitatore una vacanza all'insegna del divertimento, dell'arte, del relax, ma anche del gusto. Le attività agricole presenti sul territorio conciliano genuinità e innovazione, al fine di garantire prodotti di eccellenza conosciuti in tutto il territorio nazionale. Pesco Costanzo è zootecnia, cioè il paese dove vi è il maggior numero di bovini dell'intera regione Abruzzo. E non sono aziende industriali, sono aziende a conduzione familiare, aziende giovani, aziende di dimensioni medio-piccole, ma aziende che mantengono la caratteristica della tipicità del prodotto. Aziende agricole e piccole botteghe del gusto costellano il borgo, destinazione degli amanti delle eccellenze enogastronomiche. Il ristorante Da Paolino, situato nel cuore di Pesco Costanzo, a pochi passi dalla piazza del municipio e dalla basilica Santa Maria del Colle, è una tappa obbligata per chiunque passi di lì. Abbiamo presentato i nostri prodotti, prodotti tipici della zona, chilometro zero veramente. Iniziamo dai dolci. Questi sono i savoiardi fatti in casa, le famose pizzelle. Qui abbiamo la pasta fatta al momento. Noi trattiamo le uova fresche, pasta tipica nostra, la chitarrina, le fettuccine, la taccozzella, dei prodotti sempre della zona, tipo lo zafferano di Navelli, le lenticchie di Santo Stefano, il farro, i nostri tartufi, la ricottina è di pecora, il pecorino, le famose scamorze, come vedete poi qui passiamo all'agnello, tipico nostro abruzzese, il maiale, le salsicce, le scamorze. Questi sono tutti prodotti chilometro zero che noi usiamo al ristorante. La meticolosa ricerca dei sapori e dei profumi tradizionali non tralascia la creatività dello chef, le cui sapienti mani garantiscono gusto e qualità alla proposta gastronomica. Questo piatto è chiamata taccozzella alla pescolana, è a base di carne trita di vitello, funghi porcini e tartufo, con finire un po' di pecorino sia all'interno che a scaglie sopra, a finire il piatto, è uno dei nostri piatti iconici. Pesco Costanzo è un vero e proprio paradiso per chiunque sia alla ricerca di un luogo in cui cultura, arte, sport, bellezza e gusto si fondono. Il risultato è un'esperienza unica e indimenticabile. A Pesco Costanzo veramente si piange due volte, quando si viene per la bellezza e quando se ne va perché ci si allontana da questa bellezza. Basterebbe questo per scegliere di venire a Pesco Costanzo e non è un caso questo che dico, perché il turismo sta cambiando notevolmente, ma molto spesso chi per caso capita a Pesco Costanzo torna a Pesco Costanzo e ci torna sempre più spesso. Questo è il motivo principale per cui deve venire a Pesco Costanzo.